su internet. Un attimo solo, inizio da capo e poi dopo ci rispondo da cosa. Allora, siamo a Baia Domizia Sud di Cellole, Lido Sporting. In effetti siamo molto vicino a il primo nido che fu segnalato proprio qui a pochi metri di distanza. E quindi a noi piace, permettetemi di dire anche un po' la favola, di credere alla favola, insomma, che poi non è tanto favola, del fatto che quelle che nacquero in questa spiaggia sono tornate a rimettere le uova, quella che poi è tornata a rimettere le uova proprio dove è nata. Io dico favola perché non abbiamo la certezza scientifica che ci sia questo ritorno e questa memoria, però sembrerebbe proprio che sia vero, che sia vero. Qui ci sono praticamente una settantina di uova. Generalmente la tartaruga marina caretta caretta ne depone circa un centinaio. È un evento molto bello. Questo nido, ecco, io dico a tutti, proteggiamolo, perché è un patrimonio naturalistico di tutti. Queste uova schiuderanno più o meno, perché anche su questo non è proprio sempre precisissimo, più o meno ai primi di ottobre. Quindi ci mette dai 45 ai 60 giorni, insomma, questo è un po' l'incubazione. La tartaruga marina, ricordiamolo, è una specie in via di estinzione, quindi è una specie da proteggere assolutamente. Il fatto che scelga spiagge così belle come quella di Baia Domizia o del litorale domizio, perché ricordiamo che ce n'è stata un'altra qui a nord di Napoli, sostanzialmente, a Castel Volturno, quindi pochi giorni fa, Baia Verde sul litorale domizio. Questo era il litorale ideale per la tartaruga marina. Poi purtroppo un po' le condizioni ambientali, un po' noi che siamo troppi, insomma, non consentiamo. Però il fatto che stia ritornando a deporre le uova vuol dire che l'ecosistema mare è eccellente. E quindi ricordiamolo che noi abbiamo un patrimonio naturalistico veramente molto importante. Il litorale domizio è ricchissimo di biodiversità. Non parliamo solo della tartaruga marina, parliamo di specie ittiche, parliamo di cetacei, delfini, globicefali. Insomma, noi abbiamo un patrimonio naturalistico veramente eccezionale. Ricordiamocelo. E ricordiamoci anche una cosa, signori, a tutti lo dico, che il mare non è una piscina, perché sennò ce ne andiamo in piscina. Rispettiamolo, anche la medusa, anche il granchietto, lasciamoli stare lì. Cioè, non, se noi siamo rispettosi, loro ci rispettano, d'accordo? Quindi questo è per sensibilizzare un po' tutti al rispetto dell'ecosistema mare. Bene, un applauso. È importante saperlo, perché i dati d'attrazione le fa tanto. I numeri o meno attrazione? Ah, per me. Sono numero 11, sono 11 da me. Scusate.